Yeah, ciao a tutti. Dio è il mio ultimo disco. Non so se ultimo in senso assoluto, però in senso relativo. E lo trovate su tutti i digital store, tutte le case fisiche, le italiane. Mi sento sprecato per Ano.it, davvero. Grazie. Ma sono molto felice di essere qua, un po' meno da quando voi siete qua con me. Questa è una famosa macchinetta di quelle che costano. Avete fatto i soldi quelle di Anzio. Grande, anzio.com, il sito del centro turistico di Anzio, fortissimi, anzio.com. In questo mondo di ladri, in questo mondo di b-boy, I colleghi non ne ho, amici non ne ho, amici non ne ho, come Loredana Bertè a Sanremo nel 90 qualcosa, io amici non ne ho, mi sveglio la mattina incazzata più non ne ho. Io sono fiero di essere underground, perché underground è ciò che in qualche modo non corrisponde totalmente all'Italia. Cioè, fare successo in Italia totalmente significa essere l'Italia. Non possiamo pensare che il pubblico dell'hip hop italiano sia diverso da chi va a votare in Italia. Anzi, il pubblico dell'hip hop italiano è esattamente la traduzione in numeri più piccoli dell'Italia. Tu mi dici, caspita, ma il pubblico hip hop non è esattamente sulle tue frequenze. Ma Gesù mio, ma tu vedi com'è l'Italia. Il pubblico hip hop è esattamente l'hip hop in Italia. Cioè, la cosa più formale e ingenua che io abbia incontrato dai tempi delle scuole medie. Quindi tu mi dici, vuoi fare qualcosa per l'hip hop italiano? Ti dico, feci, ma non feci nel senso che feci, in tutti i sensi. Capisci che uno che fa della musica e tu gli chiedi perché non ti togli gli occhiali, è come se vai da un meccanico e gli chiedi ma che numero hai di scarpe, ma che cazzo te ne frega, ma perché, ma per come, ma soprattutto cosa ti cambia? Ma concentrati sul testo, ti arriva, non ti arriva, non ti arriva, sono un cretino, non vale niente, ti arriva, ti ascolto. Da morti tutti diventiamo famosi, pure no, tu no, però quasi tutti, quasi tutti. La popolarità è importante, preferisco la popolarità, che è un'altra cosa, la popolarità è un'altra cosa. Io scrivo le canzoni, non è che sto lì, ho 34 anni, cioè non è che sto guardo lì che genere fai. È come dire a un agricoltore, tu coltivi per i maschi o per le femmine? Io coltivo per tutti, cioè non sto, poi se lo prendono i maschi, lo prendono le femmine, tutti lo prendono a questo mondo. Io se lo prendono le femmine, no? Lo prendono tutti, questa è una stupidaggine tua relativa al tuo mondo culturale, che vieni da Cormano, dove da cui vengo anch'io tra parentesi. In questo momento vivo lì per 2 mesi, quindi nasco a Buccinasco, ma ultimamente vivo a Cormano. Avendo comunque... non è che abbia dei rapporti così stretti con la mia, però comunque ho quel sangue lì, delle Eolie, fortunatamente imbastardito, perché a Filicudi e nelle Eolie c'era un po' la tendenza a incrociarsi tra di noi. Quindi io fortunatamente ho avuto un po' di schizzi dalle pendici dell'Etna, dal nord dell'Europa, quindi mi sento anche abbastanza fortunato. Mi sento fortunato e non mi risento, ecco. Però Milano è il luogo che mi ha o che io ho adottato e innegabilmente, purtroppo per fortuna, è l'unico posto in cui vado e in 2 giorni scrivo 3 canzoni. Da nessuna parte riesco a farlo, quindi sono anche molto riconoscente verso questo gruppo di case, diciamo, perché è un po' esotto. Ma io sono il frutto dell'inserimento di altre culture, quindi per me se inserisce una cultura, se è cultura, sono solo felice. Assolutamente. Chiaro che se vieni con Ano.it, l'inserimento è un par di balle, cioè quella è proprio la rottura del... No, ci mancherà. Sì! Angolo della puttana, prostituisci Dio! Prostituisci? Prostituisci Dio! Andrei all'inferno per questo, lo sai, vero? Ma ragazzi, è in sconto su iTunes, basta questo. Ciao, grazie! Ciao!